La notte degli Oscar 2024. Un cane seduto in platea, John Cena nudo sul palco, spillette rosse ovunque, denunce contro la guerra e, ovviamente, polemiche. Ieri notte, cioè questa mattina, cioè per capirci, a partire dalla nostra mezzanotte, sono iniziati gli Oscar e, come prevedibile da un evento al quale partecipano moltissime delle più famose star mondiali, sono stati una montagna russa di momenti divertenti, imbarazzanti, di riflessione e anche di dibattito. Partiamo dall'inizio, dal red carpet, cioè quello che è un po' un momento di gara di stile delle celebrità. Molte di queste hanno esibito una spilla rossa sopra i loro outfit, come Billie Eilish e Phineas, Mark Ruffalo, Eugene Lee Young. È un simbolo molto importante, nonché una vera e propria presa di posizione. Si tratta infatti della spilla Artists for Ceasefire, è la richiesta di un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza. Non è la prima volta che il red carpet degli Oscar viene sfruttato per sostenere una causa. L'anno scorso, ad esempio, molte celebrità indossavano un fiocco blu per solidarietà a vittime e sopravvissuti della crisi dei rifugiati. Le richieste di cessate il fuoco non si sono limitate alla red carpet. Jonathan Glazer ha vinto il premio di miglior film internazionale per La Zona di Interesse, sì, non l'ha vinto Garrone, un film che tratta della vita della famiglia del comandante di Auschwitz nella casa adiacente al campo di concentramento. Durante il suo discorso sul palco ha denunciato la guerra e l'occupazione con queste parole: il nostro film mostra fino a dove la disumanizzazione può arrivare. Rifiutiamo che il nostro essere ebrei e l'olocausto siano strumentalizzati da un'occupazione che per tante persone innocenti ha portato al conflitto, facendo poi riferimento sia alle vittime del 7 ottobre sia a quelle di Gaza. Tra l'altro, Jonathan Glazer e il suo film sono stati al centro di un altro dibattito proprio qui in Italia. Prima degli award, Massimo Ceccherini ha detto: agli Oscar vinceranno gli ebrei, non Garrone. Le parole di Ceccherini, che è tra gli sceneggiatori di Io Capitano, hanno scatenato una forte reazione da parte dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha risposto: è gravissimo e inaccettabile. Affermazioni razziste come queste non possono cadere nel silenzio. Ceccherini si è poi scusato dicendo che stava solo scherzando, che era una battuta uscita male e che intendeva il film degli ebrei, cioè facendo riferimento alla trama e non alla produzione. Però, come dicevo all'inizio, gli Oscar di ieri sono stati anche pieni di momenti più spensierati, come questo qui, sì, John Cena che si presenta nudo sul palco per presentare, indovinate un po', l'Oscar ai migliori costumi. O l'attesissima performance di Ryan Gosling che canta I'm Just Ken, la canzone del film Barbie, addirittura scendendo in prima fila e coinvolgendo la protagonista e la regista del film, Margot Robbie e Greta Gerwig. E anche Emma Stone, vincitrice del premio come miglior attrice protagonista con Povere Creature. Come dicevo, quello di Gosling è stato un momento molto atteso, soprattutto dai fan di Barbie, che sono rimasti parecchio delusi dalle nomination degli Oscar. Perché Barbie, nonostante fosse nominata a miglior film e avesse avuto degli incassi da record, non ha ricevuto la nomination né per la miglior regia né per la miglior attrice protagonista. Vi ricordate verso ottobre-novembre il conflitto tra Barbie e Oppenheimer, Barbenheimer, le discussioni online, i meme e così via? Ecco, sono continuati durante gli Oscar. Su X, Barbie è in tendenza con quasi 300.000 post, più del triplo di quelli sul film di Christopher Nolan. Molti di questi post annunciano con nostalgia la fine dell'era di Barbie e ribadiscono il fatto che avrebbe dovuto ricevere più riconoscimenti. Ma un altro momento in tendenza, quello in cui Emma Stone vince il premio come miglior attrice. Molti pensano che la sua espressione è così incredula che in fondo lei non pensasse davvero di vincere. Un'espressione che è subito cambiata dall'incredulità all'imbarazzo quando, salendo sul palco, ha cominciato a dire che il suo vestito era rotto. E finiamo la notte degli Oscar con questo cane. Un ospite molto speciale che era seduto tra la platea come un normale essere umano. Lui è Messi, il border collie di Anatomia di una caduta. Nel film è il cane guida di un bambino ipovedente. La sua presenza agli Oscar è stata ampiamente valorizzata dalla regista francese Justine Triet, che in un'intervista ha detto: non volevo che fosse un semplice accessorio, è un personaggio reale. Voi invece siete d'accordo con le nomination e le vittorie? Qual era il vostro film preferito? Fatemelo sapere nei commenti.